al marito. Venerdì il funerale di Concetta Marruocco. Il sindaco di Cerreto Desi ha proclamato lutto cittadino. Colpito ad arresto cardiaco all'ex seminario vescovile, 69enne salvato grazie al massaggio cardiaco e all'uso del defibrillatore. A Pesaro rischio incendi all'uscita da scuola. La preside dell'Istituto Comprensivo di Villa San Martino invia una circolare ai genitori per invitarli ad una maggiore cautela. L'ex asino Manfrini passa dal demanio al comune di Fano. Firmato l'atto di trasferimento della proprietà, verrà trasformato in un museo della marineria. Torna Fano, bella storia, la festa di Halloween in programma per martedì 31 ottobre. Nel quartiere Sant'Orso tanti appuntamenti per grandi e piccini. Presentata a Roma la 58esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, tra i protagonisti Giancarlo Magalli e Tiberio Timperi. L'evento al via il 28 e 29 ottobre. Calcio, bocce e tennis tavolo, stasera su Fano TV torna Sportissimo. Martedì 24 ottobre, buonasera e bentornati ad Occhio alla Notizia. Si svolgeranno venerdì 27 ottobre alle 10.30 nella chiesa collegiata di Cerreto Desi, funerali di Concetta Marruocco, l'infermiera di 53 anni uccisa con almeno 15 coltellate dal marito dal quale si stava separando. Per il giorno dell'esequio è stato proclamato il lutto cittadino, ha scritto sui social il sindaco Grillini, che ha aggiunto: ci stringiamo ancora al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno conosciuto e amato la povera Titti. Il marito della vittima, Franco Panariello, resta nel carcere di Montacuto in attesa del processo. Panariello, già denunciato per maltrattamenti, era sottoposto al braccialetto elettronico, ma quella notte, quella del 14 ottobre, l'allarme sarebbe partito quando era ormai troppo tardi. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dal rapporto di parentela. È stato dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi il 69enne che alla fine di settembre era stato colpito da un arresto cardiaco durante una riunione nei locali dell'ex seminario vescovile. Il tempestivo intervento di alcuni presenti che hanno praticato il massaggio cardiaco e il successivo utilizzo del defibrillatore da parte dei sanitari dell'ambulanza avevano consentito la ripresa dell'attività cardiaca. L'uomo era stato quindi ricoverato in cardiologia e sottoposto alle cure del caso. Penso che far conoscere casi come questo, ha commentato il presidente dell'associazione Fano Cuore Alberto Caverni, sia il modo migliore per far comprendere come un corretto intervento da parte dei testimoni possa fare la differenza. Le cose da fare sono semplici, ha detto: chiamare i soccorsi al numero di emergenza 112, praticare il massaggio cardiaco e usare tempestivamente il defibrillatore semiautomatico esterno, uno strumento che può essere usato da chiunque dopo la pubblicazione della legge 116 del 2021. L'uso del defibrillatore è facile e sicuro, ha ribadito Caverni. Chiunque si può trovare a dover soccorrere una persona vittima di arresto cardiaco e chiunque può salvare la vita a quella persona. A Pesaro rischio incidenti all'uscita da scuola. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villa San Martino invia una circolare ai genitori e chiede più accortezza. Marco Lonigro. Troppi incidenti che vedono coinvolti i pedoni, soprattutto nei pressi degli edifici scolastici, nelle ore di ingresso e uscita degli alunni. È di solo pochi giorni fa la notizia della maestra investita sulle strisce pedonali di Via Fermi a Pesaro. Un evento spiacevole è accaduto sotto gli occhi dei bambini che si apprestavano ad andare a scuola. Situazioni simili di pericolo si sono verificate anche nel quartiere di Villa San Martino, dove la preside dell'Istituto Comprensivo ha inviato una comunicazione ai genitori degli alunni per invitarli a una maggior cautela. Visto e considerato che da un'osservazione e anche dal confronto con alcune famiglie che hanno contribuito comunque a portare avanti questa riflessione con la scuola, si è deciso che era ora di emettere una circolare da condividere con tutto il personale, con tutti i genitori, con tutta l'utenza, quindi, per prestare attenzione quando si vengono a prendere o accompagnare i bambini, perché spesso il rischio di incidenti è fra diversi genitori o diverse persone che utilizzano l'accesso alla scuola. Quindi questa circolare nasce proprio da una riflessione condivisa e dall'idea che attraverso una buona condotta si possono ridurre i rischi che nascono da spazi che a volte non si possono cambiare. Quindi la circolare nasce in una logica di regolamentare ma anche di
far riflettere sul rispetto di quello che sono le norme, che quindi aumentano la tutela e la difesa di tutte le persone, in particolare dei bambini. È vero quello che si dice nella comunicazione, dove appunto c'è questa difficoltà, però uno va, anche io sono sempre qua perché ho due ragazzi disabili, quindi comunque faccio, sì, andiamo piano, cerchiamo di uscire piano, ma spesso capita macchine che si infilano, che entrano, escono, quindi si deve andare piano, bisogna stare attenti. Sì, è un po' pericolosa perché bisogna stare attenti, ci sono molte macchine che passano visto il viavai delle scuole, però c'è sempre un carabiniere o un vigile che monitora il tutto. La comunicazione invece? La comunicazione è giusto che l'hanno inviata, così almeno si sta anche un attimino più attenti. È un tratto da tenere sott'occhio sicuramente. E sulla comunicazione invece cosa ne pensa? Scelta giusta? Sì, sicuramente sì, dai. È sempre una cosa molto utile riuscire a comunicare, no, tra noi e la scuola, un po' sì. Istituire la cosiddetta zona scolastica per aumentare la sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, lo dichiara il portavoce di Pesaro 30, Andrea Pirozzi. Allora, la zona scolastica in sé è una misura di rispetto dove viene vietata la circolazione delle auto negli orari di entrata e di uscita, quindi lì il problema degli incidenti si risolve proprio totalmente a monte perché solo lo scuolabus può entrare, oppure i residenti possono uscire, entrare ovviamente. E noi come Pesaro 30, ovviamente puntando alla riduzione della velocità in tutto l'ambito urbano, puntiamo alla riduzione degli incidenti e alla gravità degli incidenti, quindi zona scolastica è una misura tranchant sulla zona della scuola, ma la riduzione della velocità in tutto l'ambito urbano è comunque un metodo, un modo per ridurre l'incidentalità e la gravità degli incidenti. Proveremo nei prossimi mesi a proporci a noi come interlocutori, ma in realtà cercheremo di coinvolgere anche altre associazioni, ci proporremo col comune per provare a fare delle sperimentazioni, cioè insomma provare magari in una, due, tre scuole contemporaneamente, fare una settimana di sperimentazione. La zona scolastica, ma come tante altre cose, deve cambiare la mentalità delle persone. Oggi siamo abituati a portare il figlio a scuola, io ho due bambini, a portare il figlio a scuola fino proprio vicino al cancello, magari. Ecco, bisogna cambiare, magari lo porto a 300 metri e gli ultimi 200 metri li faccio a piedi. Ecco, non è nulla di diverso da quello che già succede in tante realtà europee. Due incidenti si sono verificati questa mattina a Fano, il primo poco dopo le 9 in via Pisacane, dove un 22enne a bordo di un furgoncino della ditta CPL, nello svoltare a destra, è entrato in collisione con una 46enne di origini polacche, in sella ad una bici a pedalata assistita che stava circolando sulla pista ciclabile nella sua stessa direzione di marcia. A causa dell'urto, la donna ha perso il controllo del veicolo ed è rovinata a terra. Il 118 l'ha poi trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Poco prima delle ore 13 invece è avvenuto un tamponamento di fronte alla Beach Burger a Lido di Fano. In questo caso una 62enne fanese alla guida di uno scooter, nonostante stesse percorrendo Viale Cairoli a bassa velocità, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro la Lancia Y che la precedeva. La donna, caduta a terra, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, in entrambi i sinistri, è intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge. È stato firmato l'atto di cessione della proprietà dell'ex asilo Manfrini, che passa dal demanio al comune di Fano. L'evento, che si è svolto nella sala della Concordia del Palazzo Municipale, segna una tappa importante nel cammino burocratico per la valorizzazione di questo stabile che è rimasto inagibile per tanto tempo. Ora verrà trasformato in un museo della marineria. Massimo Foghetti. È stato un momento importante quello che si è svolto oggi nella sala della Concordia del Palazzo Municipale, perché si è formalizzato il passaggio di proprietà tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Fano, un risultato che il sindaco Massimo Seri ha evidenziato con grande, grande soddisfazione. Direi proprio di sì, perché è un percorso partito nel 2016, il voler entrare in possesso di questo immobile che in qualche modo è legato alla nostra città, è un simbolo della nostra città. È un passaggio che non è fine a se stesso, ma è un passaggio che sta nella valorizzazione di quell'immobile che rientra all'interno di una visione, di una progettazione molto più ampia di valorizzazione del rapporto della nostra città con la marineria, con la nostra storia, con la nostra cultura ed è soprattutto anche
la fase terminale di un momento di degrado che quell'immobile aveva anche di sicurezza, perché nel frattempo, nell'attesa anche che si concludesse questo percorso, noi abbiamo avviato già la fase di progettazione, abbiamo già destinato risorse e quindi nello spazio di un paio di mesi siamo pronti proprio per avviare anche la fase dell'avvio della gara per la realizzazione dell'opera. Quindi veramente un risultato straordinario, importante, non scontato, che fa onore alla città, ma soprattutto valorizza ancora di più la città e tutta quell'area che si lega anche, non dimentichiamolo, con la valorizzazione della Darsena Borghese, con l'ulteriore intervento, con la demolizione del Casellino, il nuovo sottopasso e anche col secondo stralcio della riqualificazione del lungomare, quindi rientra in un progetto complessivo e questo stabile da una situazione di degrado tornerà a disposizione e tornerà ad essere fruibile da parte dei cittadini e non solo. Quando l'inaugurazione del nuovo museo? Quello richiederà del tempo perché è un lavoro importante, lo farà il nuovo sindaco perché con questo mandato partiranno i lavori o perlomeno si affideranno, poi occorrerà almeno un anno e mezzo per l'ultimazione, però veramente ormai siamo in dirittura d'arrivo, le cose sono certe, ci sono gli affidamenti, ci sono le risorse, c'è il passaggio, quindi tutti gli ingredienti ci sono. È la prima volta che il comune di Fano acquisisce così un immobile dal demanio. Potremo iniziare i lavori per ristrutturare e rifunzionalizzare l'intero immobile e realizzarci così un polo che diventa centrale per questo quartiere, il quartiere del Porto, ristrutturandolo per farlo diventare un museo della marineria e un auditorium del mare. È un immobile che non può che valorizzare e diventare veramente il fulcro di tutti questi aspetti che verranno così finalmente collegati. Poi c'è anche un lavoro che sta seguendo in prima persona il sindaco con Ferrovie dello Stato, che vedrà anche, diciamo, la possibilità di attraversare a piedi in modo agibile via Nazario Sauro, e quindi a quel punto ci sarà veramente una svolta in questo quartiere, svolta che è attesa da tantissimi anni. Tommaso potrà frequentare il centro socio-educativo e riabilitativo Il Mosaico di Orciano, l'ha annunciato Fratelli d'Italia Fano, che qualche giorno fa aveva denunciato l'impossibilità per il giovane disabile di frequentare la struttura. Il comune di Fano, ha dichiarato il partito, non sta rispettando le leggi in materia, impedendo a Tommaso, per questioni di spesa, di beneficiare dei servizi di cui ha diritto. Per questo Fratelli d'Italia ha chiesto chiarimenti al presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi, che si è attivato presso gli uffici fanesi competenti, i quali hanno dato immediata risposta e per Tommaso è stata ottenuta l'assegnazione del centro da frequentare. Non è possibile fare una mera questione di soldi, prosegue la nota, e l'assessore Tinti sembra non essere a conoscenza delle leggi che regolano i servizi sociali e l'inclusione dei disabili. Se questo è il futuro che vuole dalla sua azienda alla persona, la nuova ASP, per gestire il sociale, possiamo garantire, ha concluso Fratelli d'Italia, che sarà la prima delibera che verrà cancellata a giugno 2024. Ed ora torniamo a Pesaro, dove è stata inaugurata la nuova sede di Confartigianato. C'era Esther Musco. È stata una promessa fatta ai cittadini, così ha dichiarato nell'intervista Graziano Sabatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, il giorno dell'inaugurazione della nuova sede in via Bedosti, località Torraccia, Pesaro. Con oltre 3.000 imprese associate e 3.500 soci, la presenza di Confartigianato si muove in maniera capillare su tutto il territorio. Una nuova sede viva, fatta di collaborazione e nuove opportunità per affrontare le tante complessità del momento. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il prefetto di Pesaro Urbino, la dottoressa Emanuela Saveria Greco, il vicepresidente Regione Marche Filippo Saltamartini, Marco Granelli, presidente nazionale Confartigianato, Paolo Mariani, direttore generale Confidi, Mirko Carloni, presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, a testimonianza di un rapporto di partnership tra Confartigianato e Pesaro Capitale della Cultura 2024. Presso la nuova sede trovano spazio tutti i servizi: fiscale, lavoro, welfare, credito, energia, gas, uffici sindacali e patronato. Gli uffici saranno aperti da lunedì a giovedì, dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 17. Il venerdì dalle 8 alle 14. È un segnale che vogliamo dare al territorio della nostra presenza e del fatto di mettere veramente le radici in maniera concreta su questo territorio, dove
Abbiamo raccolto 7 anni fa una difficile eredità, ma oggi siamo molto soddisfatti dei risultati che sono venuti fuori. Noi vorremmo che diventasse un luogo di aggregazione innanzitutto, come è la nostra sede di Ancona, dove organizzare corsi, dove creare luogo di incontro, e creare informazione e dare informazioni. Deve essere una casa comune per le attività che ci sono nella zona e vorremmo fare in modo appunto che diventi una casa viva e che possa funzionare e dare tutti i servizi che possono servire all'attività imprenditoriale. Pesaro Capitale della Cultura 2024, si parla anche di cultura dell'impresa. Assolutamente sì, in particolar modo dell'artigianato, del fare le cose, del fare grazie all'ingegno, grazie alle proprie mani. Un pezzo della cultura del nostro territorio è legatissimo all'artigianato, quindi questa nuova sede è un impulso anche a guardare con fiducia al futuro. Per tante imprese, piccole imprese, sappiamo che il momento non è dei più facili per i conflitti internazionali, per le ripercussioni che hanno sull'economia, però qua c'è un tessuto che ha sempre trovato grande capacità di innovazione, di rinnovamento, e la capitale della cultura è un modo per valorizzare anche loro. Questa sede potrebbe essere anche un modo per fare qualche attività per Capitale Cultura 2024, potete utilizzare questa sede per le vostre novità? Ma la sede intanto è bellissima, è un punto strategico vicino al casello autostradale, quindi sicuramente si presta per tante cose e sarebbe bello ospitare qua magari qualche evento della Capitale della Cultura, una buona idea. E ora andiamo a Sant'Orso di Fano, dove il prossimo martedì si svolgerà Bella Storia, un evento di Halloween dedicato a grandi e piccini con diversi appuntamenti e laboratori. Sentiamo di più nel servizio di Filippo Pucci. Nel quartiere di Sant'Orso torna la terza edizione di Bella Storia, la festa di Halloween in chiave fanese, in programma martedì 31 ottobre dalle ore 16 alle ore 23. All'interno della piazza del centro commerciale, nel campetto da basket di via Petri e nei parcheggi di via Sant'Eusebio e quello a lato del supermercato, verranno allestiti diversi laboratori e giochi per grandi e piccoli e un'area food truck di fronte alla scuola Montesi. Non mancherà una ricca merenda per gli intervenuti e la caccia al tesoro finale con premi curata dall'Azione Cattolica Sant'Orso. Per quest'ultimo appuntamento è necessaria l'iscrizione a questo numero. Sarà la terza edizione di Halloween che proporremo appunto a Sant'Orso. Al mio fianco abbiamo già degli elementi che vi aspetteranno in un bosco speciale che sarà appunto il bosco della paura, ma che paura sicuramente non farà, ma vi divertirà tanto. Siamo pronti ad attendervi con tanti laboratori e quest'anno con una sorpresa speciale, con un cinema all'aperto che potrà ospitare i vostri bambini dalle 7, dove la piazza Maria Teresa di Calcutta si trasformerà proprio veramente in qualcosa di magico, con un film della Walt Disney molto interessante, e quindi siate pronti, noi vi aspettiamo per una festa da paura. Questo evento nasce con l'intento di allontanare i brutti episodi accaduti 4 anni fa, quando l'intero quartiere fu assalito da diverse bande di ragazzini che hanno dato fuoco al bene pubblico, ribaltato cassonetti e creato paura tra i residenti. Lo stesso assessore ha poi ribadito che anche quest'anno le forze di polizia locale saranno presenti nel territorio al fine di scongiurare il ripetersi di episodi come questi. Per esorcizzare i fatti del passato occorre davvero cambiare narrazione e lo si fa anche grazie all'ironia, all'umorismo, perché ogni iniziativa gioca un po' anche sul tema della paura, del brivido, dello spavento, insomma per cercare davvero di portare in positivo qualcosa che invece viene vissuto come negativo. E come assessorato al welfare di comunità partecipiamo anche con l'unità di strada, con il centro gioco GasGas e con il coinvolgimento dei circoli anziani a partire dal circolo di Sant'Orso Anni Nuovi. L'evento, ad ingresso libero, è stato organizzato dal Comune di Fano insieme a diverse associazioni della città e attività del quartiere. Non potete mancare all'appuntamento di Sant'Orso, non è solo del quartiere ma è rivolto a tutta la città, a tutte le famiglie, a tutti i bambini che avranno voglia di passare un Halloween diverso, non tanto da paura, anche se... Però insomma una bella storia sicuramente avranno modo di passarla, ci saranno tante attività da fare a Sant'Orso, ci saranno laboratori di ceramica con la terra, laboratori di costruzione maschere, ci saranno tante tante forme di divertimento, il DRF con i droni, anche arti marziali di difesa, c'è un po' di tutto, sicuramente non può mancare il boschetto della paura con dei personaggi che... Bambini, spero che non abbiano paura, il più brutto sono io come mostro, poi fate voi. Ma venite, non mancate, divertitevi come sempre.
Si erano anche Giancarlo Magalli e Tiberio Timperi alla presentazione a Roma della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. La manifestazione prenderà il via nel fine settimana del 28 e 29 ottobre. Grande successo per la presentazione romana della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Oltre ai giornalisti TV, era presente una parata di VIP del mondo della televisione e dello spettacolo per assistere alla serata sul Tartufo condotta da Paolo Notari. L'appuntamento con l'evento che celebra il Tuber Magnatum Pico torna il 28 e 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre. Ad annunciare le novità il sindaco Luca Lisi. Acqualagna, capitale del Tartufo, e quindi dove presentare una capitale se non nella capitale italiana Roma, che è un'eccellenza, che rappresenta la storia, e anche noi siamo qui a raccontare la nostra storia, quella di un tartufo, del tartufo di Acqualagna, che ci ha fatto conoscere prima in Italia e poi nel mondo. Rappresentiamo quest'anno la 58esima fiera, che è ricca di novità, tra le quali la gara tra le città del Tartufo, che vi vado ad elencare, che sono Alba, San Miniato, Amandola, Acqualagna, Gubbio e Isernia. Una sfida ai fornelli che decreterà un vincitore, ma solo per sottolineare e rilanciare un'eccellenza del prodotto tartufo. Acqualagna è un biglietto da visita per le Marche, ha poi commentato Mirko Carloni, presidente della 13ª Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, presente all'iniziativa. Il tartufo, ha detto, è un fatto agricolo, un bene ad alto valore aggiunto che genera una filiera virtuosa. Ormai nel 2023 è importante parlare del tartufo come un prodotto tutto l'anno, come una grande capacità anche di coltivazione, e la misura di forestazione che prevede appunto impianti di coltivazione del tartufo danno continuità. E si è intervenuti anche dal punto di vista legislativo con una imposta sull'IVA ridotta, ma per fare in modo di valorizzare una filiera, farla diventare sempre più imprenditoriale e fare in modo che, oltre alla raccolta che avviene poche parti dell'anno, ci sia una continuità durante tutto l'anno. Acqualagna in questo è un grande emblema di come si raccoglie, di come si coltiva, di come si trasforma, di come si somministra poi ai consumatori. Quindi eventi come quello che ha messo in piedi il Comune di Acqualagna, sostenuto da tutte le istituzioni, sono momenti davvero importanti che danno valore al territorio. Tra i protagonisti della serata anche Giancarlo Magalli, cittadino onorario di Acqualagna, e l'amico Tiberio Timperi. Il tartufo è una passione incontrollata per la quale si possono fare anche delle pazzie. Non è necessario ma indispensabile. Come diceva Oscar Wilde, posso rinunciare a tutto tranne che al superfluo. Per cui ben vengano queste manifestazioni, queste occasioni per conoscere. Non c'è solamente quel tartufo, ma c'è anche il tartufo di Acqualagna. E la 58esima edizione della fiera metterà in scena più di 50 eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Una mappa del gusto con il cuore in piazza Enrico Mattei e il Risto Tartufo, dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette gourmet a base di tartufo bianco. Non mancherà anche il mercato del gusto, aperto alle tipicità locali e nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato. Ciao amici, ciao amiche, allora mi rimproverano a volte perché a Decanter su Rai Radio 2 parlo sempre del tartufo, il tartufo di Acqualagna, ma io lo dico perché parlo di Acqualagna e parlo delle Marche, una regione dove io mi trovo a casa, perché lì per la prima volta ho assaggiato il tartufo bianco. E si dice, no, il primo amore non si scorda mai. No, è il primo assaggio di tartufo bianco che non si scorda mai. Allora, speriamo, in questa grande annata, fino adesso c'era un clima da Ferragosto, era più d'anguria, oggi qua almeno a Roma piove, quindi speriamo sia arrivato l'autunno e quindi speriamo di assaggiare un grande tartufo bianco. Ci vediamo a Acqualagna, ciao da Tinto! Il consigliere regionale di Civici Marche Giacomo Rossi continua il tour di riunioni tecnico-informative sul bando regionale intitolato Insediamento Giovani Agricoltori e Pacchetto Giovani. Il quarto appuntamento si terrà mercoledì 25 alle ore 18 a Cagli presso la sala dell'ex pretura, per poi spostarsi alle ore 21 a Sant'Andrea di Suasa nei locali del Movimento Cristiano Lavoratori. 159 anni di storia per la nota profumeria Fanese Taussi, che quest'anno ha partecipato alla prima edizione di una mostra organizzata a Milano e dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. Servizio di Cristiana Guerra.
159 anni di tradizioni e vicende familiari, un'attività ultrasecolare nel cuore di Fano fatta di esperienze mirabili, un orgoglio per l'intera comunità fanese. È la storia della famiglia Taussi e della sua profumeria, una fra le più antiche d'Italia. Un punto d'orgoglio molto importante e molto sentito. Siamo alla quinta generazione, tutto nacque nel 1864 con la barbieria di un trisavolo di mio marito. Da barbieria si trasformò poi piano piano negli anni in profumeria, parrucchieria, perché mio suocero era acconciatore per signora, e quindi è andato avanti fino agli anni 80 con anche la parrucchieria, poi dopo è diventata solo profumeria. Un punto di riferimento per la città di Fano. E a Fano è stata sicuramente, senza dubbio, la prima profumeria esistente. Quando non si sapeva magari neanche come lavarsi, la profumeria comunque ha insegnato tanto alle persone, e a Fano e diciamo zone limitrofe Taussi è stato un precursore dei tempi. Ad un tratto il profumo è entrato a teatro. Dagli anni 20 fino al 42, che è cominciata la guerra, la famiglia Taussi, prima di ogni spettacolo, profumava il teatro con un profumo che si chiamava Contessa Azzurra, un profumo che il nonno di mio marito richiese direttamente a Milano. Consisteva nelle sigarette profumate, le chiamavano così, erano come i nostri incensi di oggi, gli si dava fuoco e queste mandavano un fumo profumato, e quindi era un modo di profumare. Poi esisteva il talco che con dei soffioni buttavano dall'oggione sulla platea, così che quando i signori entravano avevano già tutto un ambiente profumato. Un viaggio fra le fragranze italiane che ha come punto di incontro il capoluogo milanese, sede della nuova edizione della Milano Beauty Week, la mostra a cui ha partecipato la stessa profumeria. Siamo stati invitati a partecipare a una mostra a Milano dal 26 settembre al 2 ottobre, dove erano state invitate 16 profumerie storiche italiane. Noi eravamo invitati ed eravamo i secondi come anzianità. Un percorso per celebrare la bellezza nel tempo e nello spazio. Una settimana alla scoperta di luoghi, storie e persone che hanno contribuito all'evoluzione del costume nel nostro paese ed hanno portato la Cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy. Un bel onore, la mostra verrà replicata negli anni prossimi. E allora aspettiamo i 160 anni il prossimo anno? Aspettiamo i 160 anni, speriamo, con una mostra e con una festa. Torniamo un attimo a parlare della notizia che vi abbiamo dato poco fa nel corso del telegiornale, che riguarda Tommaso, ragazzo disabile, perché l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti ha risposto a Fratelli d'Italia. Gli inserimenti nei centri diurni sono a cura dell'UMEA, unità multidisciplinare dell'età evolutiva. I servizi sociali invece, ha spiegato Tinti, si occupano degli aspetti relativi all'integrazione della retta di frequenza del centro, qualora sia richiesta dagli stessi familiari, e sempre che la situazione legata all'ISEE applicabile rientri nei parametri previsti dal regolamento dell'ambito sociale. Sono sconcertato, ha detto Tinti, nel constatare che un ex assessore ai servizi sociali commetta questi grossolani svarioni interpretativi, oltre che del tutto inesatti. Addirittura si accusa il servizio sociale, riprende Tinti, di non aver erogato le rette dovute quando non c'è stata ancora alcuna richiesta della famiglia. Aggiungo, continua Tinti, che la coordinatrice di Fratelli d'Italia Fano è alquanto incoerente quando nega la strumentalizzazione a fini politici e dice di adoperarsi per garantire a tutte le persone con disabilità gli stessi diritti. Finora, concluso, si sono mossi solamente su casi specifici. Andiamo avanti con il telegiornale, parliamo di Sportissimo, che torna questa sera, un programma condotto come sempre da Andrea Maduzzi. Allora sentiamo proprio da lui chi saranno gli ospiti della puntata. Giovanni Cornacchini, allenatore e giocatore di tantissime squadre, ospite d'apertura della puntata numero 21 di Sportissimo, il settimanale d'approfondimento di Fano TV. Con lui parleremo di Serie D, ma non solo, ripercorrendo anche la sua carriera da calciatore. Quindi le bocce con il presidente della Combattente, Luciano Gasparelli, e il presidente onorario Marino Serafini alla vigilia del centenario. Infine il tennis tavolo con il presidente del tennis tavolo Fortune, Luigi Paolinelli, e la segretaria Paola Menghinelli.
E prima di Sportissimo manderemo in onda uno speciale dedicato all'Osi dell'accoglienza di Sant'Andrea in Villis. Buona serata a tutti e arrivederci a domani.